La Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha tratto in arresto due uomini ritenuti elemento di spicco dei clan calabresi e siciliani. In carcere è finito Rocco Santofilippone, elemento organico dei clan di Gioia Tauro, ed è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a Giuseppe Graviano, ritenuto capo mafia del mandamento di Brancaccio a Palermo. Per il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo della DDA di Reggio Calabria, sono loro i mandanti dell'omicidio dei carabinieri Antonio Fava e Giuseppe Garofalo, uccisi nei pressi dello svincolo di Scilla il 18 gennaio del 94, e dei due agguati che nei giorni successivi sono quasi costati la vita ad altri quattro loro colleghi. Secondo la procura, inoltre, negli anni 90 c'era un piano per destabilizzare l'Italia attraverso una strategia di omicidi e attentati su tutto il territorio nazionale, e a portarlo avanti non è stata solo Cosa Nostra, ma anche l'Andrangheta. Sono arresti che concludono una fase investigativa di completa ricostruzione dei rapporti in chiave stragistica tra Cosa Nostra siciliana e cosche di 'Ndrangheta calabrese. Il coinvolgimento di queste cosche, che oggi è dimostrato dall'esito delle indagini, ci consente di aprire squarci di luce sulla vicenda stragista iniziata con la morte di Giovanni Falcone il 23 maggio del 92 e conclusa con questi attentati calabresi e con la strage tentata, per fortuna mancata, per puro caso, di centinaia di carabinieri, programmata strage all'Olimpico, allo Stadio Olimpico, in occasione di una partita in cui i carabinieri dovevano svolgere il servizio di ordine pubblico. Il tassello è rappresentato dallo scenario anche politico che in quella stagione, in quel momento, in quell'arco di tempo si stava sviluppando nel nostro paese. Cosa Nostra aveva perso i propri referenti, o riteneva di aver perso i propri referenti politici, ne cercava altri, in presenza di un quadro politico in concreto mutamento. Qui interviene la scelta stragista, che poi si lega, diciamo, anche alla trattativa, la cosiddetta trattativa Stato-Mafia.